Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Farmacia dei servizi, i lavori del tavolo proseguono secondo programma. Primo obiettivo, definire protocolli standard. Il ruolo del farmacista fa impennare l'aderenza alla terapia, lo conferma uno studio presentato all'ESC. IVA, limite di importo per le fatture semplificate innalzato a 400 euro. Giornata mondiale senza tabacco, Federpharma pubblica la scheda con dati e consigli per smettere. Un comunicato congiunto di FOFI, Federpharma, Assofarm, Utifarm e SIFO informa che proseguono i lavori del tavolo sulla farmacia dei servizi istituito dal Ministero della Salute. Scopo del tavolo, al quale partecipano le regioni, i medici, gli infermieri e i cittadini, è definire concretamente l'operatività del nuovo modello di farmacia disegnato dalla legge 69. Nel corso della riunione è emersa l'importanza di stabilire per ciascuno dei servizi professionali e cognitivi erogati dal farmacista metodologie e protocolli operativi atti a garantire la standardizzazione delle procedure, la misurabilità degli effetti prodotti in termini di efficacia e quindi di salute, ma anche di governo della spesa, oltre che di un sistema di certificazione di qualità della farmacia. Tutti passaggi indispensabili per determinare la remunerazione delle prestazioni stesse. Farmacista e aderenza della terapia, un binomio importante che assicurerebbe subito risultati probanti per il paziente, come rivelano i risultati di uno studio presentato al congresso della European Society of Cardiology in corso in questi giorni ad Atene. 237 pazienti over 60 che hanno fatto parte di questo studio, assegnati in modo casuale a due tipi di intervento: la tradizionale terapia prescritta dal medico da seguire autonomamente e un percorso terapeutico che prevedeva la partecipazione del farmacista. Il monitoraggio è durato 2 anni. Dall'analisi dei dati è emerso come, grazie alle visite settimanali in farmacia, la percentuale di pazienti che ha assunto i 3 farmaci prescritti almeno nell'80% dei giorni è passata dal 44% all'86% nel gruppo assegnato al farmacista, mentre nell'altro gruppo l'incremento è stato decisamente inferiore, passando dal 42% al 68%. Torna perciò più che mai il disegno di legge presentato in Senato che prevede proprio l'istituzione della giornata nazionale dell'aderenza alla terapia. Una circolare Federpharma ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica, innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate. Federpharma ricorda inoltre che la fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi. In occasione della giornata mondiale senza tabacco celebrata ieri, Federpharma ha pubblicato sul suo sito internet una scheda dettagliata sui danni provocati alla salute dal tabacco, sui numeri dei fumatori oggi in Italia e nel mondo, sui risultati ottenuti al contrasto del tabagismo e soprattutto sul ruolo del farmacista in questa battaglia. Nella nota di Federpharma si precisa anche come il farmacista può essere di aiuto nel consigliare uno stile di vita sano e praticare attività fisica, poiché questi comportamenti rappresentano un ottimo aiuto per smettere di fumare. Questa è la nostra ultima notizia per oggi. Federpharma Channel vi rimanda al prossimo appuntamento con lo spazio dedicato all'informazione.